Buonasera, benvenuti a Foyer, la nostra rubrica dedicata al teatro. Sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico al Vascello, lo spettacolo Fratto X, e noi ne parliamo con Antonio Rezza. Benvenuto Antonio. E Flavia Mastrella. Sì, è subito dopo, per un attimo, per lo spostamento delle telecamere. Al tuo fianco c'è Flavia Mastrella. Benvenuta Ciao, Flavia. ciao. E allora Antonio, che si dice questo spettacolo, come nasce, tanta gente che vi viene a vedere, insomma, è diventato poi per voi il Vascello uno spazio importante. Certo, anche perché è coprodotto dalla Fondazione Tipieda, da me, da Flavia e dal Teatro Vascello, quindi è un rapporto che è diventato anche di collaborazione. E no, va bene perché lo spettacolo è molto potente, insomma, quindi abbiamo raccolto quello che abbiamo seminato, la potenza, noi seminiamo potenza. Partiamo dal titolo, Fratto X. È il continuo dell'equazione che parte da 7, 14, 21, 28, lo spettacolo precedente. Fratto X è il secondo, sarà una trilogia diversa da se stessa, insomma. E al tuo fianco, lo dicevamo precedentemente, c'è Flavia Questo è, Mastrella. sì. Allora, Flavia, tu hai curato l'habitat dello spettacolo, insomma, dove si muove Antonio. Ce lo vuoi descrivere? L'habitat è un habitat che è nato da un condizionamento visivo. Ho fotografato per parecchio tempo le luci sull'autostrada in movimento. E poi alla fine, quando mi sono messa su un foglio, ho creato questa X gigantesca che sembra di fasci di luce. E allora, però, per entrare bene nell'argomento, andiamo a vedere un piccolo estratto così capiamo meglio, insomma, di che spettacolo si tratta. La spensieratezza va stroncata alla nascita. Taxi! Certe volte so pure io che drammatizzo troppo, eh! Sono Rocco! Sono Rita! Sono Rita, dove stava prima Rocco? Sono Rocco, dove stava prima Rita? Sono Rocco, mi hanno prestato sto cappello! Sono Rita, il cappello ce l'ha Rocco! Sono Rocco, il cappello ce l'ha Rita! Sono Rita, c'aveva ragione Rocco. Entro da Rocco, esco da Rita con la voce di Rocco e il cappello di Rita. Entro da Rita, esco da Rocco senza la voce di Rocco e senza cappello di Rita. Sembro Rita senza cappello, invece sono Rocco con la voce di Rita. Guarda come sei ingarbugliata la situazione. E allora, che impressione vi fa rivedervi? Ma Rivedere lo nessuna, queste sono spettacolo. No, volevo dire che ci sono due piccole inesattezze, perché è scritto il teatro di Antonio Rezza, mentre il teatro di Antonio Rezza e Flavia Mastrella, c'era scritto Flavia Mastrella, scenografa, mentre noi neghiamo proprio l'esistenza nel lavoro nostro della scenografia, Hai perché la ragione. scenografia è asservita alla drammaturgia, qui c'è un habitat che preesiste a quello che poi io faccio, e quindi la nostra anarchia relazionale sta proprio in questo, insomma, per essere anarchici bisogna esserlo moralmente, non politicamente. Quindi io lavoro su un terreno che non mi appartiene e Flavia non può intervenire su quello che faccio io. Quindi ecco da dove nasce questo discorso così anarchico a livello relazionale. Ecco, ma in questo senso, come nascono i vostri spettacoli? Lavoriamo nella più totale indipendenza. Io penso all'habitat e Antonio poi vive dentro questo ambiente artificiale fino a ottenere un testo che andiamo poi, un testo e un'azione che andiamo poi a modificare insieme. Le sculture che non vanno bene sono buttate e i pezzi di parole anche, cioè non. Tu, Antonio, ti definisci un performer, anzi sei ovviamente un performer. Vogliamo spiegare qual è la differenza tra un performer e un attore? Possiamo fare di più, possiamo spiegare la differenza che c'è tra un politico, un attore e un performer. Perfetto. Cioè il politico venderebbe sua madre pur di essere un attore.
l'attore serve il suo personaggio e quindi vorrebbe essere un performer per non farsi da maggiordomo, il performer è colui che non deve interpretare, che non deve calarsi in niente perché quello che fa è semplicemente azione. Io non auguro a nessuno di essere né attore né politico. Soltanto performer. Sì, siamo tutti performer, anche tu quando ti alzi la mattina fai una performance. Tutti facciamo la performance di svegliarci, no? Poi magari certi riescono a essere performer per tutta la giornata, altri diventano politici o attori. Per i progetti futuri, insomma, teatro ma anche cinema, avete l'idea di confrontarvi anche con il grande schermo da qui a breve? Beh, adesso è un momento abbastanza difficile per il cinema, che è iniziato nel 96 quando noi facevamo i primi film. E adesso noi giriamo i film e non li facciamo andare in giro. Non li montiamo nemmeno, cioè giriamo soltanto. Giriamo soltanto. Poi quando non potremo più fare performance per forza di cose, cominceremo a montare questi film. E come dice Antonio, li proietteremo in un giorno solo dentro a tutti i cinema di Roma. Ce ne abbiamo. Avete le idee chiare? No, abbiamo tutto organizzato. Cioè, finché il corpo funziona, adesso gli stiamo concedendo di più al teatro perché il corpo poi invecchierà. Però abbiamo tutto. Poi con le prime paralisi penseremo al cinema. Con le ischemie riorganizzeremo l'archivio, insomma, perché abbiamo un archivio molto vasto di 25 anni di lavoro che speriamo appunto di poter mettere in ordine con le prime ischemie. Ok, allora torniamo a teatro e vediamo un altro contributo di Fratto X. ...del genere sarebbe stata inconcepibile senza la demenza. Senza la demenza sarebbe stata solo una buona forma. Senza la forma saremmo sembrati due dissociati. Tra di noi sta finendo. Io dico chiaro chiaro. Tra di noi forse è già finita. E la ragione principale è che quando parlo io, tu stai sempre con la capoccia abbassata. Quasi che ti desse fastidio che parlo io. Come puoi pensare questo? La tua voce è sinfonia per le mie orecchie. No, no, non mi convinci, non mi convinci. Io ho un sospetto, io ho il terribile sospetto che quando stai con la capoccia abbassata fai la voce mia. E se scopro questo? Se scopro questa è finita! È finita! Ma ammesso che io stessi facendo la voce tua, tu perché muovi la bocca? Che motivo c'è? In scena c'è anche Ivan Bellavista, insomma, l'abbiamo visto proprio adesso. Penso che sia davvero difficile da un punto di vista artistico trovare i tempi giusti per uno spettacolo come quello che abbiamo appena visto. Ma noi facciamo tante prove, invitiamo le persone a vedere le prove di uno spettacolo che non c'è già 7-8 mesi prima, iniziamo prove aperte al pubblico. Quindi lo spettacolo cambia in base al movimento del corpo del pubblico e al movimento del nostro corpo. Poi con Flya facciamo un montaggio cinematografico. All'inizio lavoriamo io, Ivan Bellavista, Massimo Camilli nell'habitat di Flavia, quindi arriva già pronto lo spettacolo. Da arrotondare però arriva già. Flavia, lo spettacolo cambia in corso d'opera? Certo, perché poi c'è il disegno luci, che è una delle cose fondamentali per l'atmosfera, per queste atmosfere che così introspettive che diamo sempre. In questo caso il disegno luce è stato fatto da Mattia Vigo, che ha esasperato la qualità di, sembra un lavoro illuminato come una immagine digitale. C'è molto una predominante di rossi
e l'azzurro è molto forte. E tutto questo poi, cioè crescendo lo spazio, cresce anche la comunicazione, cioè le possibilità di comunicazione dello spettacolo, che sono molte, a livello di discorsi, c'è la forma, c'è il colore, c'è la luce, c'è la parola, c'è il movimento. Antonio, e poi tra l'altro c'è anche il pubblico, perché il pubblico alla fine dello spettacolo interagisce con voi. E come mai avete deciso di concludere proprio con il pubblico? E poi se le storie con il pubblico cambiano o se è sempre su per giù, insomma, si segue un percorso unico? Ma non direi che interagisce, cioè il pubblico alla fine, siccome è uno spettacolo sulla manipolazione, il pubblico alla fine viene manipolato, quindi non c'è una consapevolezza. Cioè io ho uno specchio che poi spara una luce fortissima sul volto del pubblico, non tutti chiaramente, ma almeno 20 vengono specchiati. È anche fastidiosa, quindi non è c'è un'interazione, è più un fastidio. E tra l'altro ho scoperto che chi viene illuminato da questo specchio riflettente non capisce di essere l'unico illuminato all'interno di 400 persone che guardano, e chi non viene illuminato non capisce che io sto illuminando qualcuno. Quindi la potenza di questa chiusura è che il pubblico ride in modo devastante senza capire quello che sta succedendo. Quindi significa, ecco, ritornando alla performance, che è la sublimazione di un automatismo. Ecco, ritornando al discorso che ognuno quando si sveglia la mattina è un performer perché lo svegliarsi è un comportamento automatico. Cioè noi facciamo macchine, non facciamo spettacoli, facciamo macchine di ritmo che quando sono veramente automatiche acquisiscono la velocità che loro compete. Quindi dici il telecomando in quella circostanza lo tenete voi, lo tieni sì, tu. Non c'è assolutamente interazione perché non si chiede al pubblico di... Cioè il pubblico viene illuminato e c'è una storia, si fa parlare il pubblico all'interno di quel discorso delle voci, c'è una storia che invento io, sempre la stessa, poi può cambiare perché è scientifico lo spettacolo, seppur dirompente nella sua varietà, è sempre la stessa storia che però non dipende dalla volontà di chi è illuminato, quindi non è un'interazione, è più uno sfondamento individuale stavolta, perché si illuminano le persone una a una. Flavia, oggi è difficile fare teatro, no? E spazi come ad esempio il Vascello sono fondamentali per voi. A Roma ad esempio ci sono anche tanti spazi occupati, penso ad esempio al Teatro Valle. Tu cosa ne pensi? Degli spazi occupati? Sì. Fanno bene a occuparli. Dovrebbero occuparne di più e tenere duro, perché può darsi che fra un po' glieli tolgono. E dovrebbero essere occupati anche quando l'economia non è in difficoltà, perché certe volte gli spazi vengono occupati solo quando finiscono i soldi, no? Quasi che poi lo spazio sostituisca il denaro, e non è questo il rapporto che ci deve essere tra spazio e denaro. Il teatro è prima spazio e poi denaro. Cioè bisognerebbe occupare sempre, anche quando il paese è ricco. C'è una serata, diciamo così, una serata evento, magari il termine non è giusto, per quanto riguarda il 31 dicembre al Teatro Vascello col vostro spettacolo, un modo diverso per festeggiare la fine dell'anno. Sì, per noi è sempre lo stesso, perché lo spettacolo facciamo tutte le sere, quindi diventa un giorno... No, faremo lo spettacolo, poi il pubblico verrà fatto anche mangiare, è la parte purtroppo più volgare dell'esistenza dell'uomo, non solo del Capodanno. E poi verso l'una io batterò un'asta al buio con dei premi nascosti, che è uno spettacolo aggiuntivo che ha dato poi anche l'ispirazione al pezzo del riflettente di cui parlavi prima tu. Della l'asta è proprio un'asta seria, con expertise, con premi importanti e... Insomma, un appuntamento da non perdere. Prima di salutarvi, voglio chiedere a te, Flavia, una cosa. Antonio è protagonista, è sul palco dall'inizio, dall'inizio alla fine, con i suoi mille volti, le sue mille voci. Tu invece stai dietro la scena. Come vivi il momento dello spettacolo? Beh, per me è una mostra continuativa. Cioè, vedono tutti le mie opere. Quindi io sento che quello che faccio è un'esternazione della mia persona che a fatica si mostra. E allora, poi c'è anche, no, volevo aggiungere, tu hai visto che c'è un pezzo con la sedia dove io parlo nel bagno, io faccio un pezzo nel bagno del teatro,
per 5 assolutamente minuti scompari, si sente la voce in lontananza, però quella a livello metaforico ce ne siamo accorti alla fine, non è predeterminato perché non l'avremmo mai fatto. Flavia ha preso in prestito una sedia al teatro di narrazione e io, non volendo, ho spostato il teatro di narrazione dentro al bagno dove dovrebbe stare e cerchi di comunicare col pubblico. Sì, ma non lo capisce nessuno, questo non l'ho capito nemmeno io, cioè siamo ritrovati questo regalo alla nostra, che è la nostra avversità poi verso il racconto, verso la narrazione, non volendo ci siamo trovati che l'abbiamo spostato dentro al bagno. Dove va? E però fa parte della vostra storia, almeno di questa storia. Va bene, allora grazie a Antonio Rezza, grazie a Flavia. Grazie. Mastrella, insomma, l'appuntamento è al vascello fino al prossimo 6 gennaio. Grazie a voi, grazie. È tutto per quanto ci riguarda. Dopo la pubblicità, spazio ancora 56 live. Foglie torna invece lunedì prossimo.